Le forze dell'ordine continuano ad esaminare attentamente la scena del crimine e i telefoni cellulari della vittima e dell'assassino, mentre emergono nuovi dettagli riguardanti l'omicidio brutale di Michelle Maria Causo, la giovane di 17 anni brutalmente uccisa da un coetaneo nel quartiere Primavalle di Roma lo scorso 28 giugno. Ora, al 17enne arrestato per l'omicidio, vengono contestate anche le aggravanti dell'occultamento e del vilipendio del cadavere. Dall'autopsia è emerso che Michelle ha cercato di difendersi durante l'aggressione. Le autorità sono attualmente alla ricerca di prove che possano indicare la presenza di complici che abbiano aiutato il ragazzo nell'atroce delitto. Attraverso l'analisi dei telefoni cellulari sequestrati presso l'abitazione di Via Dusmetta Primavalle, sarà possibile determinare se il 17enne abbia avuto contatti con altre persone prima e dopo l'omicidio. I pubblici ministeri hanno anche richiesto una consulenza tecnica sul telefono della ragazza, trovato nello stesso appartamento, al fine di comprendere la natura della relazione tra i due attraverso l'analisi delle chat. Gli investigatori desiderano anche stabilire, grazie ai risultati dell'esame autoptico, che verranno consegnati nei prossimi giorni, l'ora del decesso e se la morte di Michelle sia avvenuta in pochi minuti o sia stata una lunga agonia. Le indagini sul luogo del delitto e sull'arma utilizzata continuano. La lama utilizzata per infliggere le coltellate potrebbe appartenere a un coltello a serramanico, forse utilizzato per tagliare e suddividere l'hashish, ma non ci sono ancora certezze ufficiali in merito. Nelle prossime ore verrà effettuata una nuova ispezione presso l'abitazione del ragazzo. Gli inquirenti concentrano la loro attenzione sugli ambienti legati allo spaccio al fine di indagare sulla rete di piccoli spacciatori associata all'unico indagato, il 17enne. Nella serata odierna, lunedì 3 luglio 2023, nel quartiere Primavalle si terrà una fiaccolata in memoria di Michelle. Sono attese la presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del governatore del Lazio, Francesco Rocca.